sconduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Nel tempio del Signore. Anche tra loro mi prenderò
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei preso da Lui, perché il Signore corregge colui che egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. È per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Certo, sul momento ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Perciò, rinfrancate le mani nette e le ginocchia fiacche e camminate dritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a stropiarsi, ma piuttosto a guarire. Parola di Dio. Parola del Signore.
sta sul portone, per favore non parlate, perché sennò si sente molto in bomba all'interno. La parola di Dio che sta sul portone, per favore non parlate, perché sennò si sente all'interno. La parola di Dio di questa domenica ci aiuta a comprendere il senso della festa che stiamo vivendo in questi giorni. Questo sguardo al cielo, che è l'essenzialità proprio del cristianesimo, ed è il cammino soprattutto verso l'incontro con Cristo. Come abbiamo ascoltato nel Vangelo, verrà dall'Oriente a Occidente, da Settentrione a Mezzogiorno, e siederà alla mensa del Regno di Dio. In questo pellegrinare della vita, noi che cosa effettivamente cerchiamo e come lo viviamo? Ci sarà un giudizio, la giustizia di Dio, che peserà come su una bilancia, peserà il bene e peserà il male. Dio avrà memoria del bene compiuto e userà misericordia sul male che abbiamo fatto. E nello stesso tempo la giustizia sarà ciò che darà un senso vero a ciò che noi viviamo. Pensiamo al passo del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato le nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Anche noi, in un certo senso, potremmo rispondere pensando a questi giorni: abbiamo partecipato alla processione della Madonna, abbiamo fatto la nostra devozione come se la Madonna avesse un prezzo, abbiamo festeggiato, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro. La fede, guardate, non è questo. Lo dicevo in occasione della festa del 16 luglio, la festa della Madonna del Carmine. Non confondiamo la tradizione popolare, la fede e l'incontro con Cristo. E se questo incontro non ti cambia, allora non hai incontrato Cristo, ma vivi soltanto una tradizione culturale. È come se io, dato che sono nato qui, allora sono cattolico. Se fossi nato in India, sarei così. Non è una scelta, ma come se fosse una conseguenza del posto in cui sono nato. Bisogna uscire fuori dal cristianesimo. Bisogna vivere questa continuità nuova della fede, questo rinnovarsi. E come ci insegnava San Paolo VI, riconoscere i segni dei tempi. Questo riconoscere i segni dei tempi ci riporta a vivere questo reale, ad essere protagonisti di una storia che cambia. Dall'inizio del tempo estivo di quest'anno, tutte le comunità parrocchiali sono riprese proprio le tradizioni della pietà popolare, ferme ormai in un certo senso da 3 anni. E invece di cogliere l'occasione per continuare sul rinnovarsi nel cammino della fede, subito si è ritornato a voler vivere più una manifestazione esteriore della fede. Deve cambiare l'interiorità. Se non cambia il cuore, non cambia mai il cuore. E come abbiamo ascoltato nella seconda lettura, certo, sul momento ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Riceve appunto l'invito dell'educazione, che all'inizio giustamente sappiamo dall'esperienza degli adulti, che non è che sul momento si può comprendere.
Abbiamo vissuto una crisi e come già vi dicevo venerdì sera, all'inizio della festa, vi ricordo quello che diceva il nostro Papa riguardo appunto alla crisi. La pandemia è una crisi e dalla crisi non si esce uguale. O usciamo migliori o usciamo peggiori. Noi dovremmo uscire migliori per migliorare le ingiustizie sociali e il degrado ambientale. Oggi abbiamo un'occasione per costruire qualcosa di diverso. Non perdiamo mai di vista che l'ideale del cristianesimo è l'incontro con Cristo. Il vero ideale del cristianesimo è l'incontro con Cristo. E quando si dice ideale non significa utopia, significa una meta che si può raggiungere. Noi siamo qui per vivere la nostra devozione mariana, questa preghiera di intercessione alla Madonna, ma per chiedere cosa? Un pensiero di San Giovanni Paolo II, che poi riprenderemo in altre occasioni, ci aiuta a capire. Per tutti i discepoli di Cristo, Maria è il modello per eccellenza della vita cristiana. In lei, nella Madonna appunto, noi viviamo questo dono della nostra vocazione e abbiamo bisogno di testimoni che ci facciano riscoprire che c'è una giustizia. Non abbiamo bisogno di eroi, l'eroe è solo. Abbiamo bisogno di testimoni. I testimoni è un tassello di una comunità. C'è un vivere comune che lascia spazio al nostro spirito di essere misericordia, di essere quel segno di umanità, di vivere come comunità e tenere insieme all'amore unico del Padre. Una comunità che costruisce. C'è un periodo attuale proprio nella nostra comunità dove viene a dire un'espressione proprio dialettale, non vi ne sta già ora pure, non ve ne sta bene pure. C'è gente perché c'è gente, non c'è gente perché non c'è gente, è bianco perché è bianco, ma perché non è nero, è nero perché non è bianco e così via. Ma la domanda principale è: che cosa cercate? Che cosa veramente cercate? Che cosa veramente vi manca? Guardate, Cristo è la certezza di una presenza concreta, non è uno sostituto, non si sostituisce ai nostri passi, è una presenza concreta nella nostra vita. Guardate, si ama la comunità da protagonista, da testimoni che appunto costruiscono e non raccoglitori di lamentele. Noi non siamo, non dobbiamo essere raccoglitori di lamentele. O si costruisce o si distrugge. E in una comunità, lo ribadisco, già ribadito in altre occasioni, chi distrugge una comunità deve essere tolto dalla comunità. Uno che vuole male a una comunità deve essere tolto da una comunità, perché soltanto così possiamo far capire all'altro che il bene è un bene comune e chi cerca il bene individuale è soltanto un egoismo che fa marcire il bene del mondo. Facciamo la memoria, come facciamo la nostra professione. Thank you.
Credo. Thank you.
sia gradito a Dio Padre onnipotente. La risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della salute e della gloria.
Maria, ti offriamo, Padre, in divento di grazia, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci uniamo nel corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo. Spirito Santo, faccia di noi conferta perenne a tua vita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, il tuo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, in questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Ferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai eletto. Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli comunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni a noi ogni bene. Thank you.
ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli abitanti alla cena della mia. Thank you.
scambio. È vero che ci stanno venendo in sera e ci sarà anche domenica sera, ma la processione della domenica è proprio della nostra manifestazione esterna, della nostra fede, a cui tutti quanti siamo chiamati proprio a partecipare. Poi vi ricordo che domani alle ore 9 e alle ore 11 ci saranno le sante messe, qui appunto sempre al santuario, e la sera alle ore 23 ci sarà proprio la messa di ringraziamento e rientro poi in chiesa matrice. Tutto il pomeriggio di domani sarà dedicato in modo particolare per la festa con i bambini. Poi vi ricordo che domenica prossima celebreremo l'ottava per la Madonna della Pietra. Alle feste più importanti dell'anno appunto si celebra anche l'ottava, c'è l'ottava di Pasqua, oppure per dire l'ottava di Natale. E questo è un segno di per dire ci rivedremo ancora con una continuità, ecco perché la festa continua e non è soltanto un momento. Anzi, la vera festa di una comunità si vede soprattutto nelle occasioni del dopo e non soltanto in un giorno. Che questo sia una specie di la ricarica proprio di una continuità di ciò che verrà. Adesso rimanendo seduti c'è l'omaggio floreale da parte dell'amministrazione comunale alla nostra comunità. Preziosa Vergine e Madre Benedettina della Pietra, umilmente prostrati innanzi a te, pieni di riconoscenza per le grazie da te ricevute, noi ci dedichiamo nel tuo cuore all'amore tuo e ti invochiamo pieni di confidente affetto. Tu guida i nostri pensieri e le nostre opere alla gloria tua e a quella dell'unigenio del tuo figliolo, il quale, volendo il nostro bene, non lo vuole altrimenti per mezzo tuo, o clementissima Madre e Regina nostra. Tu da lui ci ottieni torrenti di grazia e ci ravvivi nel deserto di questo mondo, ove peregriniamo miseri figli di Eva. Vergine pura, Vergine bella, Vergine santa della Pietra, non voler abbandonare questa tua devota chiaramata, la quale non la tralascia per onorarti quando si conviene. Chiedi perdono a noi peccatori, coraggio ai vivi, conforto agli afflitti, perché tutti coloro che ricorrono alle tue preghiere possono lodarti ed esaltarti eternamente, uniti al tuo Figlio Gesù. Così sia. Amen. Ci mettiamo in piedi e facciamo un applauso. Giungere alla gioia della vita eterna. Amen. La benedizione